bentornati nel canale. Oggi il video della mia makeup collection. Finalmente il video che mi avete tanto richiesto per tanto tempo l'ho girato e quindi sono qui per mostrarvelo. Un piccolo appunto che volevo fare, così come si fa in questi casi, è che tutto ciò che vedete voi è stato acquistato da me con i miei soldi. Io lavoro e quindi non tolgo nulla alla mia famiglia, non andrà nulla sprecato, perché oltre ad utilizzarlo io personalmente ho due figlie femmine, quindi anche loro utilizzano i prodotti, e poi per il tipo di lavoro che io faccio verrà tutto messo in uso appunto, e viene tutto messo in uso anche per le mie clienti. Quindi ragazze, tranquille, non va sprecato nulla. Inoltre non è un video per apparire, ma è semplicemente un video per passare un po' di tempo insieme, anche per il brutto periodo che stiamo vivendo, e poi è anche la tipologia di video che io guardo in tutte le lingue del mondo, è il video più della quale io seguo, che mi piace di più, e quindi mi faceva anche piacere girarvelo per questo motivo. Quindi bando alle ciance, vi vado a mostrare il video che ho diviso in due parti proprio per evitare di annoiarvi, perché dopo un po' poi magari diventerebbe troppo pesante, e quindi vedete la mia makeup collection divisa in due parti. Ragazze, mi raccomando, sostenetemi, lasciatemi dei like, condividete quanto più possibile il video, perché anzi i miei video, perché così riuscirò a crescere, magari da un piccolissimo canale YouTube diventerà un canale un po' meno piccolino grazie al vostro aiuto. Come sempre vi ringrazio, vi mando un grandissimo bacio e vi aspetto ai prossimi video. Ciao a tutti! Allora ragazzi, adesso iniziamo appunto nel mostrarvi tutto ciò che praticamente è disposto sulla mia postazione. Allora, innanzitutto questo è appunto una toilette è una scrivania più che altro dell'IKEA, credo che sia la Mike, veramente molto economica però molto pratica, e anche per chi ha poco spazio tranquillamente si può trovare bene, perché il cassetto, questo cassetto al di sotto, quindi molto molto utile. Poi allora, qui sopra praticamente ho pennelli misti, tra cui pennelli viso e pennelli occhi, li ho riposti tutti insieme perché li ho lavati praticamente un paio di giorni fa, quindi sono tutti puliti ancora, quindi li devo sistemare nelle varie sezioni. Qui ho due contenitori acquistati su Amazon, praticamente dove io ho riposto i pennelli, proprio perché per evitare che tutti i pennelli che ho potessero prendere tanta polvere, quindi e questi contenitori che hanno l'apertura dalla parte di sopra. La cosa che mi è piaciuta tanto è che praticamente hanno questo coperchio nel color gold rose, quindi mi è piaciuto veramente e li ho voluti prendere apposta. Poi qui sopra ho un kabuki in un'edizione limitata di Kiko, mentre questo è un kabuki della iEarth Revolution appunto rosa, che mi piaceva tantissimo. Quindi quelli sono due contenitori per i pennelli. Poi spostandoci, qui ho questo specchio che ha la doppia praticamente la possibilità di vedere nella versione reale e nella versione ingrandita. Questo l'ho comprato all'Epicasa forse un paio d'anni fa. Poi qui abbiamo questi due contenitori, anzi sono tre, uno, due e tre, comprati nei vari negozietti cinesi e forse uno da Tiger. Allora, nella parte superiore ho praticamente i rossetti che indosso praticamente quasi tutti i giorni. Ho innanzitutto un burro cacao, questo di Sorgeto, è fatto con l'acqua termale di Ischia, veramente eccezionale. Poi ho i due Power Stay che utilizzo più spesso. Inoltre ho anche l'ultimo, quello nella colorazione latte, che appunto ho preso con l'ultimo ordine e che ho indossato un paio di volte e quindi amo tantissimo. Qui dietro ho delle matite labbra, tra cui praticamente Puro Bio, ne ho una di questa e di Essence, poi la matita nera che sto utilizzando della Caraja, molto buona, una matita contorno labbra di Kiko. Poi qui ho la mia tinta labbra di Mesauda, questa qua è nella tonalità Waffle se non ricordo male, e poi due tinte labbra appunto di Sephora, guardate meravigliosa, una ancora è nuova, l'altra è in utilizzo, quindi fantastiche, io le adoro. Poi ho dei campioncini di profumo random, il mascara che ho in utilizzo in questo periodo, l'ultimo che è uscito in Avon, che è l'Euphoric. Ragazze, è un
forse sarò ripetitiva perché magari vi parlo sempre di Avon, però non ci posso far nulla. Io ritengo che sono dei prodotti eccezionali sia per diciamo l'uso quotidiano ma anche per l'uso professionale, quindi io li amo in modo particolare. Questo invece è un mascara della linea Color Trend, anche questo con tutto che appartiene alla linea economica, è un mascara che noi amiamo, l'hanno tolto purtroppo da catalogo e quindi siamo un po' disperate sia io che mia figlia. Poi qui dietro ho una piccola blender che serve appunto per magari rifinire il correttore, un temperino dell'Avon, poi ho un olio, questo qui di Nuxe, meraviglioso, due campioncini di Avon e questo stick che serve praticamente per i talloni e per le caviglie. Poi in questo primo cassetto non ho nulla, contengo solo questo borsellino dove sono presenti i miei soldi di Avon. In questo cassettino invece troviamo alcuni pigmenti, alcuni sono di Kiko, uno è di Makeup Revolution, alcuni brillantini, questo è il Mixing Solution, altri brillantini di Essence. In questo cassettino anche qui ci sono cose un po' random, ho delle perle di terra solare dell'Avon, diversi cabuchini, un altro temperino e diversi applicatori trovati nelle varie palettine. Mentre nell'ultimo cassettino ci sono cose veramente random. Passandoci invece da questo altro lato qui ho un paio di pennelli che sono magari quelli che utilizzo molto più velocemente sia per l'applicazione dell'ombretto che per la sfumatura. Qui ho diverse pinzette per le sopracciglia. Qui poi ho l'olietto che è praticamente un olio che non unge, io dico sempre che è un olio che non unge, della Nutra Effect, molto buono. Poi ho la Bioderma, è una crema, è un siero praticamente per le peli sensibili, questo invece è sempre una lozione viso lineativa della Bioofficina Toscana. Tre creme contorno occhi, questo è dell'Erboristica, mentre questo qui è l'acido ialuronico puro, quindi veramente molto molto utili. Questo è il mio contorno occhi che sto utilizzando delle New Clinical. Questa poi è una crema della Nivea che è sempre utile, ce l'ho sempre a portata di mano. Lo struccante bifasico Avon True, questo è eccezionale. Latte detergente della Nutra Effect, sempre Avon True. Il mini talco, il mini borotalco di che è troppo bello. Un contenitore, qui un boccaccino fatto con il nastrino con tutte le mini taglie dei pennellini di Revolution delle varie edizioni. E questo invece è un porta dischetti di cotone. Passando sotto invece, praticamente qui troviamo un altro contenitore con questi cassettini dove ci sono riposte delle altre cosine random. Qui innanzitutto ho una calcolatrice molto carina a forma di cuore, qui ho il mio scotch. Qui in questo cassettino praticamente ho due palettine della Deborah e due praticamente prodottini della Kiko in edizioni limitate. Poi in quest'altro contenitore qui invece ho i glitter e i pigmenti ricevuti e acquistati da Neve Cosmetics con altri brillantini. E poi nell'ultimo cassettino anche qui ho prodotti random, qui altri pigmenti, questo qui è un gel di Peggy Sage, una fiala di Peggy Sage, mentre questo è uno scrub labbra di Essence a forma di lecca lecca, veramente molto molto sfizioso. Da questo lato qui c'è un altro contenitore con questi pennelli qui, pennelli della Peggy Sage che mi piacciono veramente tanto, hanno delle setole veramente eccezionali. Poi c'è un contenitore dove ho delle cose random, delle penne, pinzettine eccetera eccetera. Questo qui che vedete di lato praticamente ho messo i pennelli Avon, quelli nuovi che ho acquistato e anche quelli che magari sono imbustati, li ho voluti mettere qui perché poi li devo sistemare. Passando invece nella colonna questa qui laterale, vabbè, oltre ad essere una colonna dove ho tutti diciamo delle cose carucce da tenere in abbellimento, ho altri pennelli. Lì ho un barattolo nuovo che ho comprato da poco dall'Avon, vi ho mostrato in uno spacchettamento, ho messo i nuovi pennelli della Do Color, questi qui nella versione tropicale, veramente belli, mi è piaciuto e li ho voluti mettere lì in esposizione. Qui invece ho tutti i pennellini a spazzola, sia questi in questa versione rose gold, ma anche tutti questi, tutti rosa, veramente sfiziosi, che mi regalò la mia amica Mary del canale Vaniglia Chic. Qui ho la mia Beauty Blender originale, ce l'ho lì perché mi piace tenerla così in esposizione. Allora ragazzi, invece sulle due cassettiere Alex, allora su questa mensolina io ho tutte le chocolate
praticamente le palette a forma di chocolate della Eye Art Revolution. Le ho praticamente davvero tutte. Di quelle piccoline non ne ho tantissime perché la mia concentrazione praticamente si è soffermata su quelle grandi, quindi comunque appunto le possiedo tutte. Poi ho anche questa qui, quella dei cagnolini, che ne ho due praticamente, e poi ho questa qui a forma di cappuccino. Panna l'ho lasciata qui perché mi piaceva, i colori poi si adattavano benissimo alla postazione. Quindi questo è il quadro d'insieme per quanto riguarda le palette, le cioccolette. Quindi ci sono proprio tutte, ragazze, tutte. Poi sopra una mensolina con una bustina di Victoria's Secret, con un gufetto praticamente che è un balsamo labbra, una rosa praticamente profumata, c'è il rossetto quello con il fiorellino all'interno che vi mostro tra un po', poi c'è un'acqua profumata di Victoria's Secret, un profumo questo qui che è un'edizione limitata, quindi veramente molto molto bello. Poi da questo lato invece abbiamo un'alzatina. Allora, qui ho un bicchiere con tutte le candeline che sono a forma, anzi tutti praticamente sono delle roselline di cera profumata di un marchio venduto praticamente da Pink Panda, forse Owen, non mi ricordo con precisione, però veramente molto profumate e molto molto buone. Poi qui, ecco qui, ho uno scrub labbra di Kiko. Qui poi ci sono delle mini size, però sono uscite proprio così, degli smalti della Peggy Sage, altri smaltini. Lì c'è il prodotto l'attrezzino per lavare i pennelli di Kiko della collezione Candy Sleep, un nuovo gloss della Shaka. Poi qui nella visione d'insieme vi faccio vedere che ci sono due mensoline in ferro battuto dove praticamente ci sono tutti gli smalti che possiedo, ce ne sono diversi. Poi da questo lato abbiamo altri pennelli, questi erano i pennelli a forma praticamente di corno, di unicorno, quindi veramente molto belli. Ho anche dei pennellini in collezione limitata di Essence, quelli che erano un po' più piccolini, e poi questo strabiliante pennello di questa collezione che io ho stramato di Kiko, bellissimo, e che ho lì, e altri ancora di Essence. Allora ragazze, passiamo adesso al primo cassetto della Alex, quella di sinistra. Allora, scusate se vedrete delle immagini un po' traballanti, però pur avendo messo il cavalletto non mi arrivava, ho preso quello più piccolo, quindi non arriva in tutta l'altezza. Comunque, questo è il cassetto delle ciprie. Qui troviamo tutte le ciprie compatte, qui le ciprie in polvere e ancora ciprie in polvere. Allora, abbiamo qualcosa della Sien. C'è questa qui della Neve Cosmetics, che in realtà è un fondotinta compatto, il Flak Perfection, ma io utilizzo come cipria. Poi ne ho una della Color Trend dell'Avon, ne ho una di Bottega Verde, poi ce n'è una della Deborah, la 29 Cipria, la Cipria, poi una di Sephora, di queste sempre bianche, un'altra di Sephora, questa però è colorata, questa è nella colorazione 020 ed è la Warm Nude. Poi ne è una di Freedom, che è la Pressed Powder nella tonalità, nella shade 101 Translucent. Poi una dell'Astra, poi ne è una della Essence, che è la famosissima All About Matte. Poi un'altra ancora della Essence, sempre questa in versione bianca, che è della linea Ready Steady Summer, quindi una uscita appunto sicuramente in un'estate, non so in quale estate, comunque con SPF 20. Poi ne ho una della, ecco qui, della New York Color, che è la Smooth Skin Fini Parfait, e questa nello specifico, vediamo se riesco a trovare, è sempre la 701 a Translucent. Io prediligo molto le Translucent perché se dovesse capitarmi anche di utilizzarla per lavoro, con la Translucent sono tranquilla che va benissimo per tutte le tipologie di carnagioni e quindi tutti i colori di pelle. Poi ne ho una della Revolution, che è la Pressed Powder, questa è sempre Translucent. Poi ne ho un'altra sempre della New York Horror, che è una BB Radiance, quindi una Smooth Skin Fini Perfetto, però è BB Radiance, e questa è nella tonalità 01 Natural Beige.
Poi ne ho una di Avon, che era di una edizione limitata, questa qui, bellissimo il packaging. E poi ne ho sempre un'altra della linea Luxe, sempre di Avon, con questo bellissimo packaging specchiato, nella tonalità sempre light medium. Non vi spaventate, avete visto il mio riflesso, vi sarà preso un colpo al cuore. E poi praticamente passando, mi sono dimenticata di questa qui, che è sempre una praticamente cipria in polvere libera. Questa era di un'edizione limitata di Kiko della Free Soul, e questa è la banana, quindi quella giallognola. Poi ho un campione, che è questo qui, che più che campione non so se veniva data proprio in questo modo, comunque è le Ouellettes e polvere libera della Guerlain Parigi, e sempre nella tonalità trasparente 01. Quindi adesso la verità ce l'ho da tanto tempo, me l'hanno regalata, però non so se era un campione da tenere in profumeria, questo non ve lo so dire, ripeto, perché me l'hanno sempre regalata. Poi, per quanto riguarda altre cipre in polvere libera, troviamo questa qui, che è Terra Naturi, che è praticamente un'azienda di prodotti bio. Poi questa, che è Mineralissimi, make-up minerale della Bioteco. Questa l'ho ricevuta in una delle mie pochissime collaborazioni, forse avrò fatto sì e no 3 collaborazioni da quando ho aperto il canale, perché come dico sempre, le aziende mi snobbano. Poi ho la mia amata polvere di, ecco, vi faccio vedere questa, la mia amata polvere di Kryolan, ne ho 2, perché questa ne era rimasta veramente poca, quindi questa qui è, ne avevo preso un'altra ed è anche quasi finita. E la TL11, anche questa è praticamente una translucent, ma poi questo marchio Kryolan secondo me è imbattibile, è una dei migliori in assoluto. Allora vediamo se è libero. Ok, eccola, era per farvi capire. Poi ne ho una di Avon True, che è la, vediamo se riusciamo a vedere il colore, e, ah no, sono le perle correttive, ecco, quindi sono, vediamo se riesco, scusate se vi faccio ballare un po', ecco qui, sono queste, sono le perle correttive di Avon, diciamo che sono, è una cipria correttiva. E poi ne ho un'altra di sempre dell'Avon, della linea Magic, questa è fissante, la polvere di riso, fantastica. Poi ne ho una della Peggy Sage, questa è una polvere praticamente quasi come se fosse un illuminante, è una polvere libera però color champagne, e ha un tocco luminoso, ecco, per rendere l'incarnato luminoso. E poi ne ho una di Caraja, era quella di prima che abbiamo tolto. Poi, passando da questo lato, praticamente abbiamo della Revolution la Luxury Powder, quella banana, famosissima. Poi ne ho una della High Earth Revolution, questa qui, che è la, vediamo, anche questa translucent, poi questa che avevo fatto vedere della Kryolan, poi questa qui di Alverde, questa della linea MAC, sempre in polvere bianca trasparente. E poi ho queste qui, che sono sempre delle perle correttive di Avon. Poi qui ho messo delle cose random perché non sapevo dove metterle, ho messo questo pulisci pennelli della Maiani, poi ho messo il pulisci pennelli, quello con la spugnetta, il blush cleaner pot della Catrice, ci sono i cotton fioc, quelli proprio per il make up, quelli che hanno le due parti diverse che servono proprio per il make up, e un altro pulisci pennelli, questo se non ricordo male è di Avon. E questo è il primo cassetto dell'Alex di sinistra. Adesso, passando a destra, vi mostro questo cassetto qui. È un po' incasinato, però meglio di questa sistemazione al momento non riesco a trovare. Allora, qui troviamo tutti i correttori per quanto riguarda gli occhi. Ecco, vediamo se così vedete meglio. Ho qualcosa di Avon, qualcosa di Revolution, qualcosa di Aura. Poi ho il primer, quello per i glitter di NYX, un primer di Yves Rocher, ho un vecchio primer di Wycon con la scritta ancora con la J praticamente. Questo era un primer che serviva sia per gli occhi che per le labbra, ma mi sa che me ne devo sbarazzare. Poi di Too Faced il lo Shadow Insurance, famosissimo. E poi ne ho 2 di sempre Makeup Revolution, che sono queste due in crema,
appunto, che sono due primer occhi trovati in calendari della Bank. Poi qui ho un backup di quello di Avon, però quello era dell'Avon True, questo è della MAC, però più o meno sono lo stesso prodotto. E anche questo è un altro primer occhi in crema in pottino. Passando da questo lato invece troviamo i primer viso. Allora, ho ancora le confezioni, però c'è dentro. E questo è il The Pore Professional di Benefit, famosissimo. Ne ho anche uno a versione campioncina. Poi ho un Avon Magix, che praticamente è sempre un primer per il viso, però perfezionante. Una volta messo questo, veramente vi va a minimizzare, cioè, vi rende la pelle porcellana. Poi ho un primer di Puro Bio, questo è quello per la pelle secca in particolare. Poi troviamo qualcosa di Kiko, questo era della collezione All Party Night. Poi vediamo, qui c'è uno di Peggy Sage, ne ho uno di Bottega Verde, ne ho un altro di Color Trend di Avon, poi ho questo qui che è il Prime and Fine di Catrice, il Pore Refreshing Anti Shine Base, quindi è mattificante oil free, quindi questo è ottimo perché ha la pelle molto grassa, perché ha la pelle secca. Praticamente crei pallini, quindi ve lo sconsiglio. Questo è un Magic Secret, anche questo vecchiotto, non so cosa devo fare. E questo qui apparteneva alla linea praticamente della Fitofarma, Cinecittà, cioè tutta quella casa produttrice. Poi ne ho due mini taglie praticamente sempre di Too Faced, uno è l'Hangover e l'altro è il Primer Poreless. Sono molto molto tentata di comprare l'Hangover, quello grande, ma soprattutto anche lo spray fissante, vi dico la verità. Poi ne ho uno compatto di Avon della MAC. È uno un po' vecchiotto delle New dell'Avon, che questo era sempre una base perfezionatrice per il viso, un prodotto fantastico questo qui, fungeva anche da funzione antietà. Poi ho dei campioncini di crema che sono capitati qui, però fungono anche come base per il trucco. E niente, questi erano quelli viso. Poi abbiamo qualcos'altro qui. Allora, questo qua della Weibo, che è l'Unicorn Tears, che praticamente è un face e lip primer, come potete leggere, sperando che si riesca a vedere qualcosa. E questo l'ho ricevuto nella box, nell'ultima box di Pink Panda che ho acquistato, ve lo voglio far vedere. E praticamente è simile al Farsali, per intenderci. Ne parlano veramente benissimo di questo prodotto, infatti è stato eletto anche prodotto dell'anno, come potete vedere, quindi 2019. Quindi sono curiosa di provarlo, non l'ho ancora provato perché comunque avendo questa situazione in quarantena non è che uno si mette anche il primer se si deve truccare un po' per casa. Poi ho questo sempre della Kiko, della linea Party All Night, ed è il Glow Makeup Fixer. Questi praticamente adesso rientriamo nella categoria degli spray fissanti. E questo è il primo che vi faccio vedere. Questo, vedete, si scuote, ha queste perlescenze, quindi ha questa funzione di spray illuminante, veramente bellissimo, mi piace tanto. E poi, praticamente aprendo di più il cassetto, ragazzi, io ho tolto i fermi ai cassetti, ho svitato, quindi riesco a rimuoverli tranquillamente tutti e a estrarli. Ne ho uno scusate, ho un primer viso della linea Luxe di Avon, molto buono questo. Poi vabbè, qui ho una mini taglia della Acquatermale di Avenna e questa invece è l'acqua termale, praticamente uno spray rinfrescante della Mercy Andy. Allora, poi qui rimetto a posto queste cose. Poi qui ho una mini taglia del Pure and Clean Milk Tone della Kiko. Queste ne ho un paio, forse un altro sarà in un altro cassetto. Non lo so perché c'è qui, forse perché c'era spazio. Poi qui ci sono altri spray per fissare il trucco. Qui ce n'è uno della Makeup Revolution che è nuovo ed è il Revolution Base Fix. Questo praticamente è uno spray fissante per il maquillage, quindi per il trucco. Ne ho un altro sempre di Revolution, questo è il Pro Fix. Poi ne ho uno della Eye Earth Revolution, che è il Fixing Spray, questo è buonissimo perché profuma di cocco e vaniglia, fantastico, questo lo amo tantissimo. Poi ne ho uno di Kiko della linea Green Mean, quella naturale. Ne ho uno della Magic Mark, fantastici questi spray, ragazze, costano niente ma fanno durare il trucco veramente tutta la giornata, sono meravigliosi.
Poi ne ho un altro di Kiko, sempre di una collezione limitata vecchia. Questa qui era la Tropic Heart, bellissima, io l'ho amata, infatti comprai un sacco di prodotti di questa linea. E poi ne ho uno minerale, come avevo anche la cipria prima che vi ho mostrato, ho ricevuta nella stessa collaborazione, che è uno spray trucco sempre minerale, quindi anche diciamo biologico. Poi ne ho uno mini della iHeart Evolution, che è il Pink Lemonade, infatti profuma ed è fantastico questo profumo. Poi ho la nebbia fissante di Neve Cosmetics. E ne ho un altro di Avon qui dietro. Poi lì dietro ce ne sono due che forse sono finiti. Uno era lo spray fissante di Creon e uno era invece di Cinecittà. Comunque quello di Creon top, perché dopo aver fissato il make-up con quello spray ci si poteva anche tuffare in piscina e praticamente farsi il bagno tranquillamente, il make-up sarebbe rimasto. Questo era proprio per il trucco super professional e quindi anche waterproof all'ennesima potenza. Bellissimo. Bene, questi erano i primi due cassetti delle due Alex. Adesso spero di riuscire a posizionarvi e quindi a farvi vedere meglio cosa c'è in questo altro cassetto. Vediamo un attimino. Allora, questo è il primo cassetto dei blush. Allora, ci sono vari blush, veramente anche in quest'altro cassetto ci sono altri blush, adesso ve li apro tutti e due e vi faccio vedere. Allora, in questo cassetto abbiamo blush un po' misti, sia in polvere, ma anche blush in crema e in stick. Allora, il primo che mi capita qui a tiro è un blush della Coast, che è il numero praticamente 030, bellissimo, io questo lo uso tantissimo, è un blush che mi piace veramente tanto, eccolo qui, ha questo color praticamente biscotto, fantastico, è leggermente satinato, ma sul viso è veramente bellissimo, non fa trasparire neanche i pori, è veramente fantastico. Poi ho il duo Sephora che si riceveva tempo fa per un compleanno, ne ho uno di Shaka, che quasi può essere considerato quasi una terra, è un blush fard, non si vede neanche più il numero, ragazze, si è strappata la carta. Poi ne ho uno di Yves Rocher, ne ho uno di Make Up Revolution. Poi allora c'è qualcosa di Astra, Revolution, quelli sono quelli cotti, sempre Revolution. Poi ne ho un altro di Revolution, però questo sì, è in polvere, pensavo fosse in crema, ma è in polvere. Poi ne ho uno di Sien, ho il mio unico blush di Mulac, questo è quello con Susa Komen, l'ho preso in un kit tempo fa, questo qui, è in questo rosa sparaflesciante che non so se mai riuscirò ad utilizzare personalmente. Comunque questo è il numero 7, Heart Beat. Quindi penso che sia anche abbastanza famoso come blush. Poi ne ho uno di MAC, il mio unico blush di MAC. Poi ce n'è uno della Just Cosmetics, ne ho uno della Collection Professional. Poi ho un blush duo, praticamente è un rosa più chiaro e uno più chiaro e uno leggermente più scuro, che è della Mi Makeup. Questo infatti costava 6,50 euro, guardate. E color bubblegum, e questo lo comprai in vacanza a Ischia. Poi ne ho uno di Astra, questo color biscotto fantastico. Poi ce n'è un altro di Rastra più rosato. Poi ne ho uno della Flormar, anche questo è un blush duo, dove in una parte è un po' più pescato, dall'altro è più un color biscotto chiaro. Vediamo se c'è scritto il nome. Praticamente 95 duo, coral e beige. E poi l'ultimo, ma non per importanza, di questa fila, anzi è meraviglioso, è quello che amo di più, infatti non lo declatterò mai, è questo della Milani ed è lo 04 Bella Rose. Io lo amo pazzamente questo blush. Poi, passando da questo lato, invece troviamo le perle di Essence, di una vecchia collezione, questa è la I Want Candy. Poi ce n'è un altro di Essence che è il Matte Touch Blush. Mi sa che questi sono tutti di Essence. Comunque c'è il Silky Touch Blush, il Mosaic Blush, il Beauty Beats, sempre blush, sempre di collezioni limitate. Poi c'è il Blush Up. E c'è quest'altro che invece è multicolor blush, vedete, ha tre colorazioni di blush, bellissime, ma io poi amo veramente le cialde di questi blush qui. Poi c'è questo qua che è della Aventure Awaits, è un metallic blush,
Poi ho quest'altro qui che è Beyond, sempre blush, ed ha tutta questa lavorazione, guardate che bello. Poi per sbaglio su un ordine online che feci, presi questo pensando che fosse un blush, diciamo, con il cartonato, invece queste sono delle veline di blush, quindi messe sul viso, praticamente rilasciano il colore. Infatti, se non capito male, sono 30. E queste erano nella tonalità 01 Amalfi's Love Story, quindi bellissimo anche per quanto riguarda il cartonato, il packaging del blush. Poi, mentre su questo lato ne ho uno di Bershka, questo dovrebbe essere, ed è il sì, di Bershka Beauty, ed è un Dolce Gusto, un silky blush, ed è nella tonalità 04 Rose Mocha. Poi ne ho uno di Catrice, che è il Light in the Shadow Opale, in the Shadow appunto contouring blush. Poi sempre di Catrice ho questo qui che invece è come questo, solo che ha tonalità diverse, quelle erano più rosate, mentre questo qua è lo 010 Bronze Me Up Security, quindi è più un bronze, però i miscelati vanno bene come blush. Poi c'è questo, il multi matte blush. Poi ho questo in cialda di ricambio della Nabla, questo l'ho ricevuto nella My Beauty Box. Poi ho questo qui di Alverde. Poi uno di H&M, se non ricordo male, sì, questo è lo Spring Flower di H&M, bellissimo, ve lo apro solo per farvi vedere quanto è bello la cialda di questi blush, guardate ragazze, con tutta questa trama di fiori. E poi mi sembra che sotto dovrebbe contenere il pennello, se non ricordavo male, ecco, sì, c'è anche il pennellino e lo specchio, ecco qui. Carini veramente. Ne ho un altro sempre H&M, ed è questo qui, mentre questo ha tutti i cuori. Poi ne ho un altro di Alverde, che è questo con tre colorazioni, questo è praticamente lo Shimmer Rouge 10 Secret Rose. Questi blush, quelli di Alverde, marchi che comunque non acquisto frequentemente, io li ho acquistati con una confezione, un pacco che una ragazza fece un mega decluttering, io ho acquistato tutti i prodotti che lì aveva declutterato, essendo praticamente nuovi, e quindi ne ho approfittato. Poi ne ho uno di Deborah e ne ho uno di P2 della linea Beauty Stories, che è questo qui, è un duo sempre blush nella tonalità 020 Love. Poi, allora, dietro invece troviamo dei blush in stick. Allora, ho il duo blush di Avon, questo è da un lato illuminante, dall'altro è blush. Poi ho questo qui della New York Color, che è il BB. Poi, allora, ne ho uno di una vecchissima collezione di Essence, che è il Me and My Ice Cream. Questo era nella tonalità 01 Ice Bomb. Poi un altro in crema di Make Up Revolution, questo è il Peach Cream. Poi ce n'è uno della Michela Valenti, ed è praticamente il, vediamo se c'è, lo 06. Poi ne ho uno di H&M, quanto mi piacciono i prodotti di H&M, sono veramente praticamente economici, però hanno questi packaging, anche se un po' scrausi, perché diciamo che la plastica è molto leggera, però è molto elegante, e in questo bellissimo color mauve scuro, è veramente bello, è un prodotto in crema. Poi ho questo blush, Make Me Blush, questo è sempre di H&M. Poi ho un blush in crema che è un all-in-one cream, può essere utilizzato come blush, come ombretto, come rossetto, per diverse cose, ed è di questa linea che è Onirica Cosmetics. Praticamente questo l'ho ricevuto in una beauty box, infatti è nickel tested, quindi comunque non contiene nickel, è un prodotto italiano da prendere veramente in considerazione. Poi ho due blush della Kiko, io Kiko ce li ho tutti nell'altro cassetto, però essendo due blush in crema li ho voluti mettere qui, e sono due blush di una vecchia collezione di Kiko,
Sono i Rebel Bonzi questi. Questo è lo 02 Adorable Pink, mentre quest'altro è lo 04 Passion Red Wine. Quindi bellissima collezione. Poi per finire, qui ho altri due blushing stick della Kiko, uno su questo diciamo color pesca e poi quest'altro invece su questo color rosa. Poi uno della P2 che è un multi blush cheeks e lips, quindi può essere utilizzato anche per le labbra, e poi un blush in stick cremoso della MAC. Bene. E questo cassetto, il secondo cassetto è andato. Allora, mentre in questo cassetto, come vi dicevo, ho la maggior parte dei blush della Kiko in edizioni limitate, poi ho qualche palette e la palette grande di Benefit. Allora, qui vado molto velocemente. Ho il blush della Magnetic Attraction, lo 01. Poi se volete vedere, volete un video sulla collezione dei blush, quindi vederle le colorazioni tutte in particolare, magari lasciate un like o mettetemi un commentino qui sotto, quindi io vi farò proprio la collezione dei blush. Poi ho questo della Sicilian Note, ne ho uno della Green Me. Poi ho quello in Metal Fusion, quelli della linea permanente. Ne ho uno che è della Dark 3 Azure, la Natural Color. Questa è la Fall 2.0. Questa bellissima che è la Waterflower Magic. Poi c'è questa della Ocean Fill, della Gold Waves. Poi ce n'è un'altra di questa è un'edizione limitata. Di San Valentino che è la Lip Me Loves, un'altra di San Valentino che è la Sweet Tear, poi ne ho una della Summer 2.0, un'altra sempre di San Valentino che è la Romance Passion Heart, se non ricordo male, e poi troviamo una di una vecchissima collezione che è la Blending Wave, questa è qui, e poi vediamo se riesco a farvi vedere bene tutto. E poi c'è questa che è della Double Color. Vediamo un attimino. Double Color e sì, lo 02 Harmonious Biscuit. Poi, passando da questo lato, troviamo tutti e quattro i blush in tavoletta di cioccolato che uscirono in una vecchia collezione. Io li ho presi tutti e quattro perché sono dei blush veramente favolosi. Cioè, Kiko quando fa le edizioni limitate, secondo me, supera se stesso. E questa è della linea Cocoa Shock. Io avevo tutti e quattro, 1, 2, 3, 4, bellissimo. E considerate che sono a doppio. Poi ne ho uno della Caraja, un blush della Caraja. Poi ne ho due di questi della Kiko, uno e due, quindi uno è un po' più pesca, l'altro è un po' più rosato. Poi questi tre sempre di una vecchia edizione limitata. Poi ne ho uno della MAC, un altro di Avon, sempre Avon, e due della MAC. E un terzo dell'Avon True della linea Luminous, che era un'edizione limitata. Poi ho il Blushing Ear di Earth Revolution, che è questo fantastico blush qui. Io amo i prodotti della Revolution, lo sapete benissimo. Poi, praticamente passando di lato qui, ho una palettina della Kiko, che è la Face Palette, la numero 03. Poi ne ho una di Essence con questi tre blushini qui. Ne ho una palette di Essence che uscì tanto tempo fa, sempre in edizione limitata. Poi ho questa bellissima palette della Rockin' Rose, che è praticamente della Model Zone, bella bella bella. Poi ho questa palette qui di blush della Makeup Revolution. Poi ho un'altra palette della Makeup Revolution che sono i Golden Sugar Rose Gold. Ecco, praticamente sono questi. E poi ho questi qui, blush, fantastici anche questi, che sono questi qui, però questi sono in crema. E poi qui dietro c'è una palette della Chicken Tone della Benefit. Ok, poi passando qui. Allora, in questo cassetto troviamo tutte le matite occhi. Qui sono matite miste, praticamente abbiamo nere, colorate, di tutto e di più. Ci sono diverse marche, abbiamo Kiko, abbiamo Essence, abbiamo La Jolie, abbiamo Avon, abbiamo Yves Rocher, Revolution, Neve Cosmetics.
MAC, ce ne sono un po' di tutte, un po' tutte le matite, e queste sono un po' tutte le matite tra nere e colorate che possiedo. Qui c'è un gel eyeliner della COST, che praticamente a lunga tenuta. Poi qui ho tutti praticamente i matitoni colorati, e quindi che sono matitoni ombretto praticamente, e ne ho di diverse linee. Ho questo che è della, vediamo un po', della Laila, abbiamo Peggy Sage, abbiamo Avon, abbiamo H&M, questi di Avon, Kiko, edizioni limitate, poi Essence, Color Trend, Yamamay, Beauty, ancora Kiko, Catrice, NYX, sempre Kiko, cioè varie ed eventuali. Questo invece è Bottega Verde, quindi ce ne sono anche in questo caso di diversi marchi. Andando più dietro, qui invece abbiamo tutti gli eyeliner, sia colorati che neri, e quindi anche in questo caso di diverse tipologie, sia con a penna che a pennellino. E praticamente questo è della Revolution, che è il Waterproof Liquid Eyeliner, poi ne ho uno della Maybelline, il Tattoo Liner, ce ne sono diversi di Avon, ci sono sempre di Maybelline, Kiko, Nabla, chi più ne ha più ne metta, di tutto, Essence, chi con edizione limitata. Poi questo qui è della Flormar, quindi comunque diciamo anche in questo caso diversi marchi di eyeliner. Poi ultimo per questo cassetto, da questo lato qui praticamente ho tutti i backup, quindi tutte le matite nuove o anche diciamo prime edizioni, nel senso che non ho ricambi, sono nuove, ancora incartonate, ancora sigillate, quindi che non ho voluto mettere insieme alle altre matite. Abbiamo sempre Kiko, questa è della Asian Touch, una edizione limitata, questa è della Green Me, poi abbiamo questa della Sumita, ricevuta con una beauty box. Poi sempre Kiko edizioni limitate, tantissime di Avon, questa è sempre Lux Avon, questa è sempre Kiko. E poi qui ne ho una mini taglia della Make Up For Ever. Ok. Da quest'altro lato qui invece cominciamo con la base. Ecco, in questo cassetto praticamente, che ancora non sono riuscita a trovare la dritta, ho tutti i correttori. Allora, in questo contenitore qui ho tutti i correttori liquidi, anche questi hanno marche più disparate, troviamo Avon, troviamo Make Up Revolution, troviamo Essence, troviamo Aura, Kiko. Poi queste ve le ho fatte vedere, Aura, Kiko, il nuovissimo Power Stay di Avon, fantastico ragazzi, se non l'avete provato correte a provarlo, e sempre Avon, Revolution, questo è uno della, praticamente dei negozi, che non ricordo quale negozio fosse, comunque un brand che si acquista in un negozio per di abbigliamento, e questo è un fake MAC, quindi fichissimo. Poi da questo lato troviamo le palettine. Allora, ne ho una che sono quelle in genere qua che hanno più colori, quindi fanno anche da diciamo da correttore di correzione vero e proprio. Allora, questo è uno, il 4 in 1 della Bottega Verde, poi ne ho uno di Caraja, ne ho uno della Freedom, questo qui, poi una palettina di Avon, una della Model Zone e una palette grande della Revolution, la Camouflage Corrector, che è questa qui, che ha tutti i colori appunto da correzione. Poi vabbè, qui sotto è andata una mascherina di quelle per gli occhi, che sono quelle mascherine refrigeranti che vanno messe nel congelatore per rinfrescare, di una vecchia collezione di Kiko. Poi da questo lato qui invece troviamo tutti i correttori in stick, questo è di Astra, non si legge neanche più il nome, comunque era di Astra. Poi ne ho uno di Mesauda, ne ho uno di Max Factor e due di Catrice, questi sono il Camouflage Cream, uno in questa tonalità diciamo pescata e quest'altro invece in questa tonalità più giallognola. Poi da questo lato qui invece troviamo le matite, diciamo i correttori a matitone oppure quelli liquidi a penna. Ne ho uno della L'Oreal, il Lumi Magique, poi questo invece
e di Yes Love, che praticamente è uno cinese che mi diede una cliente se, dove voleva praticamente che riuscisse a trovare un colore uguale a questo, però diciamo di un marchio affidabile. Poi questo è della verde della Studios Makeup, ne ho uno delle New in crema, sempre Avon, poi ne ho uno della, questo è. Vediamo, questo è il della Revlon e poi ne ho uno verde correttivo sempre in penna, però questo qua è di Catrice. Mentre qui dietro, ragazze, praticamente troviamo un po' di spugnette che sembrano macchiate, ma che in realtà sono tutte pulite, però purtroppo rimangono macchiate col fondotinta. Tutti i piumini che utilizzo per la cipria e roba varia, sempre spugnette, un contenitore con delle mini blender fake, non sono quelle originali, quella originale ce l'ho sulla mensola da quel lato lì, e qui ci sono un po' di, diciamo, bottigliette di struccanti e di acque micellari in versione diciamo in taglia piccola, una travel size.